Il Sud ha subito e subisce troppi pregiudizi. Tra l'altro, questo luogo dimostra che sono valutazioni superficiali. Bisogna analizzare, discutere, guardare le cose come sono realmente. E che cosa dobbiamo dire? Anche questo luogo è apparso come guardare alcuni stereotipi, quindi il Sud pericoloso, violento, e poi sappiamo che in alcune città italiane del Nord si muore in metropolitana. E qui abbiamo invece raggiunto i massimi obiettivi in termini di repressione contro le mafie, la camorra, sono stati arrestati tutti i più grandi boss, c'è la più alta percentuale di beni sequestrati, quindi togliere alla malavita la cosa più preziosa, che sono le cose e il denaro. E poi i rifiuti, l'ambiente, no? Invece qui stiamo tra comuni e ci sono delle presenze straordinarie in termini di buona amministrazione con amministrazioni comunali qui proprio al sud che sono nelle più alte percentuali di raccolta differenziata o di capacità di riciclo del materiale, quindi è l'eccellenza ed è dimostrata dalle analisi che vengono svolte da Legambiente, dai dossier di Legambiente e dalle dimostrazioni, dai riconoscimenti che ci sono anche per quanto riguarda la balneazione, anche di recente abbiamo conquistato metri di costa, metri di spiaggia e di mare, chilometri per la balneazione. Bene, non è che non dobbiamo nascondere i problemi, non dobbiamo nascondere l'eredità, i tanti problemi che pure esistono nel Mezzogiorno. E però questi sono alcuni esempi di questi pregiudizi. E poi c'è la buona amministrazione che abbiamo voluto mettere in campo, questa buona amministrazione che è fatta delle migliori performance sul debito sanitario, quindi non più il Sud spendaccione, il Sud che non guardava bene alla spesa di qualità, che spendeva per altri e che chiedeva agli altri, al resto del paese, al resto del mondo e dell'Europa. Bene, abbiamo dimostrato che si può fare buona politica con delle straordinarie risultati sul deficit sanitario, abbiamo corretto i conti sui trasporti, siamo diventati un punto di riferimento in Europa sui grandi progetti europei che devono trasformare la nostra realtà bellissima con interventi infrastrutturali, strutturali legati all'ambiente per risanare le nostre cose, per lavorare per il risanamento ambientale, per il recupero ambientale e tante altre iniziative che abbiamo messo in campo che dimostrano appunto la buona politica e poi quella che è la straordinaria resistenza di questi luoghi, la grande solidarietà che non c'è in altre parti del mondo, non c'è in altre parti del nostro paese. Nei momenti difficili c'è una grande solidarietà che questo popolo e questo sud e la nostra Campania ha dimostrato in ogni circostanza. Quindi bisogna descrivere, ho fatto alcuni esempi, se ne potrebbero fare tanti altri per dimostrare appunto un sud diverso, un sud che è diverso, che non vuole discutere solo di questi pregiudizi, ma un sud che sa affrontare anche le difficoltà e le crisi da dove viene e guardare al futuro con orgoglio, sapendo che può dimostrare di essere un'eccellenza, un punto di riferimento e mi auguro anche un esempio per il futuro. Ecco, abbattiamo questi pregiudizi e confrontiamoci con la realtà dei fatti. E in merito ai pregiudizi, venite con me. Leggete, qui si vive.